Nelle scorse ore è stata annunciata ovviamente una disposizione emanata a livello regionale anche per quanto riguarda l'ASL, quindi abbiamo ribadito più volte che ci troviamo nuovamente in una situazione d'emergenza. Questa mattina facciamo il punto sulle persone positive con sintomatologie, quindi seguite al domicilio. Lo facciamo insieme a Barbara Bergante, dottoressa, direttore del distretto. Ci spieghi. Buongiorno a tutti. Allora, sì, anche noi, come tutte le aziende piemontesi, ci siamo adeguati, abbiamo subito adeguato la nostra organizzazione per rispondere ai bisogni di questa nuova pandemia e quindi alla presenza di persone sintomatiche seguite a domicilio. Nella nostra azienda abbiamo gli USCA, ovvero un'unità speciale di continuità assistenziale che è deputata a seguire i pazienti sintomatici al domicilio. Il dottor Zanotti, che qui al mio fianco, è il coordinatore di queste unità speciali che sono costituite da medici, per lo più medici specializzandi o medici comunque giovani che hanno aderito e che hanno partecipato al bando per diventare USCA e quindi andare a domicilio dei pazienti Covid positivi sintomatici, e che hanno in questo momento in carico 105 utenti. Quindi noi abbiamo sul territorio 105 pazienti che sono seguiti da questi nostri medici USCA a domicilio. I medici USCA vanno a domicilio a fare le visite là dove necessario, li monitorizzano tramite telefonata. Nel momento in cui vanno a domicilio fanno delle ecografie polmonari in sede, perché sono stati formati anche per fare ecografie polmonari. Valutano le saturimetrie. Abbiamo anche degli infermieri USCA che per casi particolari e selezionati vanno a domicilio a fare i tamponi. Allora, dottore, dicevamo che sono 105 i pazienti seguiti al domicilio, in modo insomma generale, in quali condizioni si trovano al momento? Tendenzialmente sono pauci sintomatici perché altrimenti sarebbero arrivati a ricovero, quindi si tratta solitamente di persone positive ma con sintomi modesti o lievi, niente di più. La presenza dell'USCA serve proprio per continuare il monitoraggio, se c'è peggioramento della saturazione o di altre cose si passa poi all'eventuale inserimento in ospedale. Noi cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta voi e insomma in rappresentanza di tutti gli operatori sanitari che veramente in questi giorni, in questi 2 anni, hanno veramente speso moltissime delle loro energie. Grazie davvero, buon lavoro. Aggiungere una cosa. Allora, come azienda, come operatori sanitari, noi abbiamo buttato il cuore, cioè stiamo proprio facendo tutto quello che riusciamo per rispondere al bisogno. Purtroppo in questo momento, non solo da noi, ma in tutta Italia, i numeri sono talmente alti che rispondere in maniera tempestiva a tutte le richieste è praticamente impossibile. Noi siamo qui, ci siamo, sabato, domenica, Natale, Capodanno, tutti i giorni, facciamo tutto quello che è possibile, facciamo del nostro meglio, però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti proprio per selezionare le chiamate e arrivare là dove c'è più bisogno di noi. Un'altra cosa che ci tenevo a sottolineare è che nella nostra azienda c'è un'ottima integrazione con i medici di medicina generale e gli USCA, per cui tutti i pazienti che vengono presi in carico dagli USCA sono filtrati dai medici di medicina generale, che continuano sul nostro territorio in buona percentuale a farsi carico anche dei loro pazienti a domicilio.